Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno deluso i fan per queste festività natalizie. Ecco cosa è accaduto: la coppia dello spettacolo formata da cantante partenopeo Gigi D'Alessio e quella di sora Anna Tatangelo desta sempre molto scalpore. La fine della loro lunghissima storia d'amore lasciò tutti senza parole, non solo per il fatto in sé ma anche per le motivazioni che si celavano alle spalle di questa drastica decisione. I fan più accaniti della coppia, però, non hanno mai smesso di credere che tra i due potesse esserci un sorprendente ritorno di fiamma. In alcune circostanze tale speranza è stata alimentata, in altre, invece, è stata annientata dai fatti e dalle dichiarazioni dei diretti interessati. Natale separato per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? Nel corso di queste festività natalizie Gigi e Anna sembravano pronti a trascorrere le vacanze in famiglia. Fu lo stesso D'Alessio a rivelare che molto probabilmente avrebbe trascorso le feste con la Tatangelo e i suoi figli. Questa ipotesi, tuttavia, non è stata confermata dal mondo dei social. I fan si aspettavano, infatti, di vedere qualche foto o qualche storia su Instagram in cui prendere visione dei festeggiamenti in casa Tatangelo D'Alessio. Questo, però, non è accaduto. Il profilo Instagram di Anna Tatangelo, infatti, è contraddistinto da foto e storie in cui non compare mai Gigi D'Alessio. Questa situazione ha fatto, dunque, sorgere il dubbio circa la veridicità delle affermazioni sopra riportate. La cantante appare sempre da sola e mai in compagnia di Gigi. Ma non è tutto. Ad incrementare ancor di più questo sospetto vi è la programmazione del Capodanno 2018. E a Capodanno cosa faranno? Stando a quelli che sono i programmi della serata, pare che Gigi D'Alessio sarà impegnato in un concerto in piazza Cesare Battisti a Corato, organizzato dall'amministrazione comunale della zona, in collaborazione con Radio Selene. L'appuntamento è previsto per le ore 23:45, dove si brinderà allo scoccare della mezzanotte e si ballerà per tutta la notte fino all'alba grazie anche al contributo dello speaker radiofonico di Radio Selene. Tutto l'evento sarà trasmesso integralmente sulla radio collaboratrice a partire dalle ore 23 in FM e in streaming sul sito www.radioselene.it. E la Tatangelo dove sarà? A quanto pare non sarà sicuramente al fianco di Gigi. Tali notizie hanno deluso moltissimo i fan, che speravano, non poco, di vedere, almeno in questi giorni di festa, la coppia riunita a festeggiare l'avvento del nuovo anno.